Il motore inizialmente è stato messo in funzione ed era un motore potente che poteva muovere un'economia come inizialmente ammosso. Sappiate che in Italia sono 127.000 le assunzioni nuove che ci sono state, in Sicilia e quelle che prevediamo sono 2.000, ma come ho detto poc'anzi, queste sono quelle che probabilmente in questo momento dobbiamo stoppare, non sappiamo come va. Ma anche le assunzioni già in atto, in corso, non sappiamo che fine farà. Se non riusciamo a sbloccare la situazione. Quindi cosa chiediamo? Chiediamo al governo di modificare l'articolo 28 del decreto legge numero 4, cercando di ampliare il credito d'imposta, non un solo passaggio, ma più passaggi, magari sempre fatto alle istituzioni, quali sono le banche, quali sono le grandi assicurazioni. Ci agevolava molto poter passare questo credito anche ai nostri fornitori, come ho spiegato poc'anzi, ma se ciò non fosse possibile, vabbè, accettiamo magari parzialmente quindi questa modifica. Questo perché? Perché ristabiliamo subito il meccanismo della cessione del credito, che in questo momento quindi è praticamente bloccato, e inoltre i controlli per prevenire le truffe, noi le vogliamo, le fomentiamo, chiediamo che ci siano, ma come nell'esempio che ho fatto poc'anzi, non buttiamo, non chiediamo, non diciamo ai pescatori non pescate più, non si pesca più perché qualcuno ha fatto la pesca di frodo. Vogliamo il comparto sia rimesso in funzione e in moto perché è un comparto fondamentale per la crescita del PIL in Italia. Non c'è bisogno che lo ripetiamo, ma è palese a tutti che l'attività edile muove veramente una massa di persone, di soldi. La situazione attuale è quella che abbiamo fermato molti dei cantieri, non li fermeremo, ripeto, vorrei sottolineare che li abbiamo fermati e che abbiamo bloccato anche numerosi ordini che ci avrebbero permesso nel breve periodo di continuare a lavorare con noi e con le nostre maestranze. Dico, non è possibile procedere in questa maniera, non è, diciamo che non è possibile che lo Stato con interventi stop mette delle pezze a delle inadempienze fatte da lui, perché è stato lui a vederci in questa cosa ed è stato lui a sbagliare e non effettuare i normali controlli che andrebbero fatti in una così importante transizione energetica. Diciamo, abbiamo molto investito in queste nuove normative. Per noi la cessione del credito ovviamente ci dà la facoltà di prendere lavoro, di prendere manovalanza e quindi di mettere anche in circolazione denaro, mettere nelle condizioni le persone che vanno cercando lavoro di avere un futuro, di apprendere un mestiere, un lavoro.